Cos'è sta cosa? Questo coso? Ah sì, adesso ricordo che cos'è questo. Prima di iniziare questo video, io vi invito a iscrivervi al canale e accendere la campanella. Mi raccomando, entrate nel canale Telegram per entrare in questa community. Go Pippo, lascio il link in descrizione. Oggi parliamo di questo mini controller telecomando, un telecomando universale per tutti i vostri apparecchi. Avete un apparecchio in casa che ha un telecomando? Avete 4, 5, 6 telecomandi e non sapete dove metterli, cosa farne perché ne avete troppi? Questo lo sostituisce. Ecco, oggi vedremo che con questo semplice oggettino possiamo controllare in contemporanea tutti i nostri dispositivi che hanno un telecomando. Cosa ci serve? Questo è il nostro smartphone. Andiamo a vedere come collegarli insieme. Allora, come prima cosa, procuratevi uno smartphone, poi prendete il vostro aggeggino e dovete collegarlo alla corrente. È un semplice cavo con un caricabatterie di qualsiasi smartphone, quindi potrete utilizzare quello che volete. Scaricate l'applicazione Smart Life. Io vi lascio sempre il link in descrizione e apritelo. All'inizio vi chiederà di creare un account. Voi create l'account e poi vi vedrete questa schermata senza questo qui perché il mio è già collegato. Quello che dovete fare è andare su più, dovete aggiungere quel dispositivo. In genere si chiamano infrarossi, IR, quindi andiamo su altro, qui in fondo troviamo altro e qui infatti troviamo IR Smart. Clicchiamo su questo IR Smart. Qua ci chiederà di connettere quel dispositivo al wifi, quindi connettere ora. E cerchiamo la nostra connessione internet di casa, quindi selezioniamola. Perfetto, torniamo indietro. A questo punto inserite la password del vostro wifi di casa e andate avanti. Qua ci chiederà di accendere il nostro dispositivo, quindi prendiamo il nostro dispositivo, mettiamolo USB, mettiamolo in presa, prendiamo l'altra estremità e lo colleghiamo al dispositivo infrarossi. A questo punto vedete che si accende una lucina rossa. Voi dovete andare qui dietro e tenere premuto il pulsante per 3 secondi. Quindi vi faccio vedere. Premo il pulsante. Ecco, comincerà a lampeggiare. Dal momento che lampeggia, noi lo posiamo, andiamo sul nostro smartphone, verifichiamo che l'indicatore lampeggi e andiamo avanti. Adesso sta aggiungendo il dispositivo e lo sta collegando al nostro wifi di casa. Perfetto, completato. Adesso qui in alto troveremo fine. L'indicatore si è fermato e a questo punto vi aprirà questa schermata dove potremo collegare il nostro TV al telecomando. Quindi aggiungiamo dispositivo, scegliamo i nostri dispositivi, se avete un condizionatore d'aria o una TV, andiamo su TV in questo caso. Andiamo a cercare il nostro modello di TV, per il momento io farò LG perché il mio è un LG, e poi qui sotto dobbiamo puntare il telecomando e provare ad accendere. Se il vostro TV si accende, allora è collegato. Noi qui sotto dovremo cliccare abbinato e a questo punto il nostro telecomando è abbinato. Infatti vi faccio vedere come funziona. Ecco, noi adesso in questo caso premiamo accensione. Il nostro TV si è acceso. Abbassiamo il volume. Come potete vedere si è abbassato il volume. Possiamo cambiare i canali semplicemente con il nostro smartphone e questo piccolo aggeggino. Siete soddisfatti di questo aggeggino extraterrestre? Ebbene, a me ha facilitato molto la vita perché io l'ho collegato ad Alexa e con la mia voce posso cambiare i canali, posso spegnere e accendere il TV e accendere qualsiasi cosa io voglia. Quindi io vi lascio il link in descrizione per questo piccolo aggeggino e se volete vedere come collegare questo ad Alexa, cliccate qui sopra il video e vi apparirà un altro video dove vedrete in maniera veloce come collegare questo. Quindi cliccate qui. Forza! Ebbene, io come sempre vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, accendere la campanella qui sotto, perché è molto importante perché così vedrete una piccola notifica che è uscito un mio video
niente di più. Unitevi al mio canale Telegram, GoPippo, sempre il link in descrizione. E noi ci rivediamo alla prossima, rimanete sintonizzati e ciao!